Ma una squadra che noi abbiamo sempre creduto, questi ragazzi, questo valore, nonostante che purtroppo quest'anno è stato un anno particolare, però ho sempre detto che la squadra non è male, in questi 5 anni abbiamo fatto sempre delle squadre importanti, purtroppo il pallone ti riserva sempre delle cose anche negative e stiamo passando questo periodo qua, però oggi stiamo dimostrando che la base c'è. E con le grandi ci siamo. Mo' chiudiamo questo campionato in bellezza e onorandolo al massimo e stiamo programmando già per il prossimo anno. Il rammarico c'è perché quando noi facciamo calcio siamo sempre dal parere che bisogna avere risultati, perché noi presidenti investiamo per avere i 3 punti quotidiani. È normale che se non arriva, però stiamo costruendo qualcosa di bello in questi 5 anni. Dopo, i risultati devono arrivare insieme anche alla costruzione. La Vastese è una macchina da guerra, ci stiamo costruendo qualcosa di bello, speriamo di continuare così perché io sono del parere che se semini bene raccogli bene, se semini male purtroppo le chiacchiere porti il vento. Già stiamo andando avanti perché ci rimangono ancora 3 partite, chiudiamo questo campionato in bellezza come stiamo facendo, io sono contento per la città, per i tifosi, anche se qualcuno era sempre malfedele in questa società, in questa squadra, però ho sempre difeso la mia squadra, i miei colori e la mia città. È normale che dopo settimana prossima con i direttori ci facciamo una bella chiacchierata con la società, con i dirigenti, vediamo di programmare. Ci sono anche novità nel settore giovanile, stiamo facendo un quadro generale, perciò io penso che in 15-20 giorni c'è un po' di attesa, un po' di silenzio. Pensa a una riconferma per Derio oppure Ma guarda, il mister sta facendo bene perché se l'abbiamo scelto, l'ha scelto il direttore, vuol dire che è una persona preparata e lo sta dimostrando. Da come vedo, da come quei pochi minuti che ci parlo, perché tra il mio lavoro e il suo lavoro non è che ci frequentiamo tanto, so che lui ha intenzione di rimanere, però dico sempre, deve rimanere con un progetto serio, con una cosa importante. Perciò le cose adesso bisogna farle in due, non società e società, dirigenti e squadra dall'altra parte.